abbiamo dietro a determinati problemi che si presentano con il computer. In realtà l'argomento riguarda non Linux in realtà, ma più che altro l'utilizzo con internet. Per i vari contatti, vedo che dopo, anche per lei, magari c'è la finita se volete contattare. Dicevo, sarà capitato sicuramente di avere problemi, o meglio, di non trovare le informazioni, per lavoro. Andiamo avanti un attimo. Abbiamo un problema, questa cosa non ci rende felici. Le soluzioni possono essere la guida in linea, il fondamento informatico, la ricerca tramite il web, che è internet, oppure il blog, avremo fatto un blog più esattamente. Infine rimane, come prima casa, il forum di sviluppo, più o meno insomma le cose si sono molto simili. E finalmente si dà una certa soluzione. Andiamo avanti. Oh bene, qui la linea. E una linea ricorda un po' un manuale, un testo da leggere praticamente, che è attivabile per default quasi sempre tramite il tasto F1. Non è una regola fissa, ma c'è più una regola sfidata e che funziona quasi sempre. Andiamo avanti un pochino. Il LibreOffice, abbiamo per esempio questa guida qua, contenuti indice, gente che sei io. Allora, stranamente, in LibreOffice, spiegabilmente come dire, se notiamo è in inglese. Se il nostro inglese è buono, ottimo. Ma non lo è capire sempre, è fare forse abbastanza di tanta luce. Ecco qua l'altro, la tasca che ho messo, cercare un termine, però la domanda può essere in inglese, il termine in italiano, non lo sappiamo. Tralasciamo comunque i contenuti e il singolo di quello che interesse, c'è il fatto che la guida ci vorrebbe non soddisfare, vorrebbe non essere l'utilizzo di quello che noi vogliamo. Infatti, eccolo qua, è scomoda, non è esattamente quello che volevamo, non sembra per carità. Può essere completa, magari per pezzetti quello che ci serve, è poco intuitiva, dipende dal programma in realtà. La ricerca web, o ripeto, cercare le informazioni online per la pagina web. Ecco l'immagine, che sarebbe praticamente la linea bella, il computer, il server, su internet. Si fa tramite, le segnalite di tiro tramite i modelli di ricerca. Allora, la pagina web in realtà sappiamo che è costituita da un indirizzo, HTTP, eccetera. Sulla parte alta troveremo poi la nostra informazione. Però qual è la pagina giusta? Non lo so. Per fare questo, per indicare a un motore di ricerca, che è uno strumento apposta, le parole, le parole che noi cerchiamo. In qualche modo può ricordare un investigatore che cerca l'informazione, oppure ancora meglio, ecco, la bibliotecaria. Vogliamo un testo di matematica, 3.000 testi. No, non è matematica, solo è algebra in particolare, già meno testi. Ma è un testo della Feltrinelli perché è presente ancora meno volumi, è un testo rosso, ancora meno, è un testo dell'autore di Giacomo Rossi, eccetera. Troveremo meno molti più libri, ma sicuramente quelli più interessanti per noi. Basta dare l'informazione corretta al motore e lo darà di conseguenza. I motori ce ne sono in realtà moltissimi, parecchi. Quelli più conosciuti, citiamo Google, penso che sia il brand in assoluto. In seconda posizione c'è cioè Yahoo Italia, Yahoo americano, Virginia e Bing. Tralasciando il fatto che i motori siano di Spider, Database, varie cose, per quello che fatto tempo, e la cosa si pubblicava abbastanza, c'è piuttosto un'altra cosa più interessante, più immediata, che per la ricerca più immediata, più fine, possiamo trattare i fattori booleani dal matematico del 1800. Gli operatori sono diversi in realtà, i principali sono AND e condizione, OR oppure, NOT che vuol dire NON e un po' meno noto XOR, il più regolare degli altri che dopo saranno per fuori.
per capire un po' meglio il discorso, ecco qua, abbiamo promessi sposi, abbiamo praticamente il primo cerchio indica la parola promessi, il secondo cerchio la parola sposi, voglio promessi ma anche sposi, avremo solamente i due insiemi in cui potrà entrare le parole, attenzione, non contigue, i due giovani, i due, le due parole non sono contigue, quello che fuori dopo. Può essere anche la frase, i due giovani erano promessi da un amore e quindi si è andati sposi più avanti. Quindi c'è la parola promessi, c'è anche sposi, lo troverà. Andiamo avanti. Promessi oppure sposi, va bene una parola, va bene l'altra, vanno bene insieme. Nel primo caso, nei primi due casi, mentre sposi e promessi, oppure sposi o promessi, è differente, non in questo caso in cui il no esclude una delle due parole, vuole promessi ma non sposi. Quindi in questo caso avremo solo il primo gruppo, non voglio sposi, non voglio promessi sposi, solo la parola promessi. Chiaramente l'opposto sia con sposi non promessi, non promessi. Lo so invece praticamente il contrario, negativo, quello che dire, viene, voglio la parola promessi oppure la parola sposi, ma non voglio la parola promessi sposi insieme. Quindi l'N prevede, o meglio, lo so il contrario dell'altro operatore N. Ecco, altri operatori, altre modalità diciamo, da utilizzare, interessanti sono tra virgolette, che vuol dire cercare la parola esatta. Promessi sposi vuol dire la frase promessi sposi, quindi suderebbe promessi giovani, i giovani siano promessi amore, quindi sposi, eccetera. Se io scrivo, se scrivo la frase, ovviamente quella di nostra vita, una frase della commedia, trova esattamente nel cammino di nostra vita così come scritta. Altrimenti il motore, a parte duro, è un po' diverso, ha cercato nel e poi il cammino, e poi il mezzo e poi il cammino, facendo abbastanza confusione, credo. Altra cosa interessante, ritengo, siano le parentesi, che mi consentono, combinando con gli altri precedenti, di fare ricerche un po' più complesse ancora. Voglio il caffè espresso ma non moca, così si cambia tutte le parole, con la parola caffè, senza altro. Con la parola caffè espresso, in caso, ma non con la, moca del caffè. Che vuol dire se che caffè ma moca e sapere che non interessa. Questo vale per le nomi, per le nomi, parole, per le parole, eccetera. Mentre i motori sono nomi, consentono le ricerche più approfondite perché si basano sui motori e sui programmi. Per esempio, quelli che ho trovato, ecco qua. If for Space che si appoggia a Google, Yahoo e Yandex, che lo conosco sinceramente. Mamma Coppa, un paio, e mette cosa, ecco qua, Google, questo è Google, io ho un'altra. Non li conosco, ma aiutati, ma sicuramente consiglio di utilizzare il più motore, come dicevo, che è ancora più elaborato. All'inizio mi ha detto che abbiamo mancato strumenti, abbiamo parlato delle guide un attimino, abbiamo parlato delle ricerche tramite internet, abbiamo il forum. Immagineremo come un'area, un affidato, dove tutti parlano tra di loro e io posso esporre il mio problema per sapere chi può aiutare nel mio caso specifico. Il blog. Blog deriva dalla parola web, dal web più log, il log sta per registro in inglese. E quindi faccio una pagina normale, dove io leggo e basta, nel blog posso anche scrivere. Crea un blog dove parliamo di professionale, commento, non è vero, perché c'è anche questa cosa che ci sta regolarmente, uno può commentare su questo. Ed è un po' come un registro in cui io leggo delle cose, posso anche criticare delle cose, non c'è nessun punto. L'email group, che ricorda un po' l'email, per differenza che l'email la mando da persona a persona, o più persone anche, a livello di e poi invece è una banca pubblica, io come sapete dire ho un problema, non riesco a fare questa cosa qui, può aiutare, prima o poi, o dopo, solitamente,
qualcuno legge il messaggio, ma io sono pace, e allora mette giù di fare quello che lì e alla fine risolve il problema, se ha fortuna. Non è vero, non è sicura la cosa, ma se ha fortuna non trova funzionale. Il forum è una pagina, il suo prima particolare, dove io posso praticamente andare a fare la stream.it, io posso cercare probabilmente il settore, la camera di cui parlare, esporre il problema relativo a quell'argomento e qualcuno può rispondere. È molto simile a tutto il discorso, non c'è più diversità. Quello di prima era stream.it, questo è il forum di Ubuntu, che è sempre un tema di Linux Daily, appunto. E una persona che si avvicinasse a Linux e avesse qualche dubbio, qualche cosa sapere, tramite il forum può leggere e chiedere tutto qualcosa, o può comunque fare delle domande, se una volta, se domande. La blog, vi ho detto prima che è una pagina web, con differenza che è una pagina web normale, non si può commentare, si legge e basta. Il blog invece probabilmente diventa l'argomento. Questo è il blog di Andrea, del tarotto, che non c'è, è di là, e dove lui praticamente espone vari, non espone, sbagliato, mette vari articoli a livello alzato di Linux e lui spiega alcune cose, problemi, eccetera. E dove, questa pagina un pochino più in basso, che è questo qua mi sembra, questa pagina di prima, però ho preso un pochino più in basso, mi sembra. Io leggo l'articolo che lui ha scritto e posso lasciare un commento, come vedete qua. Commenti, aggiornamenti, eccetera. Clicco col puntatore su lascio un commento, ok? E compare, quindi è poco da l'overboard, non c'è la differenza. Probabilmente il commento mio, quello che penso, una mail per la risposta eventualmente, il nome obbligatorio, l'email non obbligatorio, e se ho un sito, chiaramente non obbligatorio, quindi non è che tutti abbiano un sito ovviamente, se ce l'ho comunque posso metterlo. Poi abbiamo due caselle, in questo caso, se desidero avere, essere informato su altri argomenti, su questo argomento, mi verrà notificato, via email, email, e altri argomenti diversi da questo, sempre se mi interessa possono essere richiesti. Un esempio di commento è chi si frega del progetto di Ubuntu, eccetera, non è facile, sta sbagliata. Chiaramente è come i dati, facile con questo ovviamente, predicare un commento. Andiamo avanti. News group. Per accedere al news group utilizziamo per Linux, o anche Windows in realtà, Thunderbird, programma di email non solo, dove compare sia la parte di email in altri, le vostre cestino, eccetera, eccetera, e più sotto a dei locali tutti i gruppi che magari sono per Linux. In questo caso questo è it.conf.it.com.os.linux.utilizzare. Se clicco il gruppo, il news group che mi interessa, per leggere il news group è già inserito, già presente. Questo per esempio chiede un'informazione che riguarda l'aggiornamento di Ubuntu versione live. Live vuol dire che utilizzo il CD di Linux, per caso un computer, e parto in modalità senza installazione, quindi lo provo un pochettino, se voglio installare sul computer la versione live. Andiamo avanti. Stessa cosa in versione XP, questo è il tutto che praticamente, l'interfaccia è un po' diversa, ma le cose sono le stesse, ovviamente. E sempre stessa cosa su Windows 7. Cioè il via del fatto che sono messi diversamente vari comandi in alto, la zoom è sempre quella, e ho preso la stessa domanda prima per confondersi. Alla domanda, allora, 25 giorno dopo.
con leggero penato, scusate, il 25 ha fatto la domanda, dopo quando ha beccato, e gli dà le risposte. Quindi la domanda originale, simile a quella, se avete presente, la domanda originale è penato, sotto arriva la risposta della persona. Se dovesse fare questo, però fare così, 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 vedrai che non è andato bene. Poi c'è la risposta, la risposta, no, non è vero, quindi non deve essere. No, perché è sbagliato a fare questo, avanti così praticamente, via via. Via via dicendo. Come prima, versione in XP, poi e versione Windows 7. O Vista, che prima, un'interfaccia simile. Sì. Questo è l'avvio del Thunderbird di Linux, ma non solo in realtà. E la domanda adesso potrebbe essere, ho lasciato e come fare la domanda? Tutto sommato non è molto importante perché è molto simile al discorso delle mail. Delle mail mando la persona come nel newsgroup, il discorso è uguale, quindi non l'ho lasciato a posto per non per troppo tempo. Dicevo che posso o cliccare direttamente gestisci la sottoscrizione qua, oppure se preferiamo, non cambiare anche, dalla voce file, la voce sottoscrivi. Se notate, questo vale in Windows, ma anche in Windows, quando un comando non c'è niente, fa qualcosa subito. Questo è un comando che compare le cartelle, per esempio. Nei comandi che vedete avere dei puntini, sapete che c'è un qualcosa in mezzo, domanda qualche cosa che fa. E fate cliccando qua, cliccando scrivi, compare questa schermata, che vi mostra tutti i gruppi di discussione possibili. In questo caso particolare, però io non li voglio tutti, sono le domande sul caso, non voglio preoccuparmi. Io posso restringere il campo dicendogli c'è qualche cosa che abbia a che fare con Linux, per esempio. Ok? E fate per vedere che tutte le parti, alt, u, comp, eccetera, AML, Linux, 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 eccetera. Da dire una cosa, che la maggior parte di questi Linux sono in inglese, praticamente. Il Linux è fatto da vari pezzi, da ricordare per esempio che il primo pezzetto, per esempio NL sta per Olanda, presumo, la PL, Polonia, alta la Linux Alternative, altre non hanno che ciò per sé, per esempio, e per essere sicuri di quello che cerco, cerchiamo quello con le linee davanti, che vuol dire che è in italiano ovviamente, per essere più possibile. In realtà in inglese si computa di più italiano, e poi un pochino dopo, in generale è più grosso. Ma per chi in inglese romantica così così è meglio italiano. A questo punto ho trovato quello che mi interessa, o uno o più sviluppi che mi interessano, clicco sulla casellina o le caselline che mi interessano e sottoscrivo questo sviluppo. Dopodiché, altrimenti se c'è il pensi posso rimuoverlo, aggiornare se vuole fare una refresh, un aggiornamento del sviluppo, e non parlarti. E dovremmo comparire più prima, se fosse un pochino avanti prima, una volta che io ho attivato l'aggiornamento lì, ecco lì, una volta che io ho attivato la sponda in alto, vedete, compare nella lista come avete visto prima, che era qua dentro. Ok? Se mi accorgo che uno di questi sviluppi ha poche, è poco popolare, diciamo così, o non mi interessa, ho sbagliato, come posso togliere la spunta che viene eliminato dalla lista che ho messo. Qui abbiamo detto prima che sì. Sottoscrivo, faccio una possibilità che sto lasciando per adesso, quella lista, questa è da Linux, in avanti, qua metto la spunta, sottoscrivi,
Ecco, riassumendo, come ti dire all'inizio, la soluzione del mio problema la trovo in base, è più facile trovare in base anche al strumento che utilizzo, se è abbastanza comune, facile, la linea potrebbe andare anche bene da sola, non c'è problema. Oppure c'è anche su web, con i motori di ricerca, motori, eccetera. Attenzione però anche a usare le parole corrette, il motore è il posto pilota come strumento. Perché se io cerco per esempio la vita di Napoleone, vita non è meglio da usare, è la biografia di Napoleone, okay? Anziché testi di, non so, Italo Calvino, è meglio che la biografia, no, biografia della vita, vedete testi oppure opere, ancora, dipende da quello che c'è arrivato. Bibliografia anche, ottimo. Stessa cosa anche cercare, al di là dei concetti anche di materiale, questo è sempre nell'ambito discorso, guida non è stata bella, la guida è anche quella dell'auto, per esempio, si confonde, non sa che la guida è un manuale, quando va bene il manuale, quando va bene didattica, tutorial, c'è varie possibilità, poi uno prova e che becca quello giusto. E nei motori, errore gravissimo, come si fa ad andare a capo senza che c'è gente che scrive in maniera naturale sul motore, abbastanza non diffuso, ma poche parole, in termini di parole chiare che mi servono, e basta. Possibilmente se la ricerca fa particolare, quel discorso delle gli apici, le parentesi, le operatori vari, endormont, eccetera. Se tutto questo riuscite a fare in maniera corretta, dovreste avere una certa situazione, se dovrebbe funzionare. E le cose si fanno in realtà a farle provando, sbagliando, intercando qualche volta anche, ma se capite come ragiona il sistema, internet, developer, eccetera, la soluzione dovrebbe essere abbastanza semplice, cioè per arrivare a quello cercato dovrebbe essere abbastanza ripetibile. C'è qualche domanda? C'è qualche domanda che avete qualcosa che se niente difficile sono tutti in barato? Perché lo rimodigliamo, è abbastanza utile, sì. Poi cosa provate comunque? Ah, un'altra cosa, piccolo punto che non ho detto prima. Concludo più velocemente. Non è che se scrive Napoleone e trova un milione di pagine, metto del giro, un milione anche lui, un milione anche lui, no, uno magari un milione, uno 100.000, uno 150.000. Perché? Perché i vari motori stessi sono diversi tra loro come algoritmi, come lavorare, per cui per alcune cose va bene Google, tra l'altro lo commento con Virgilio, tra l'altro lo commento di U, dipende, non lo so, prendilo. Tutta la capacità che abbiamo di trovare le cose di interesse, insomma, dipende anche dall'esperienza praticamente. Quindi voi provando vari motori, vari sistemi, eccetera, ripeto, dovreste, speriamo, trovare quello che vi interessa, insomma. Buon passo. Domande? Fate questo? Aspettiamo? Posso stare tranquillo o preoccupare? Provate a casa, poi vedete. Andate su Google e vedete. Avevo fatto una prova con tempo fa con Leo, mi sembra, e con Virgilio. Perché con una parola, con un motore aveva risultati, con una parte numericamente aveva risultato. Ma anche con i fattori diversi, un motore scritto modo di un altro, trovano risultati diversi. È diverso modo di lavorare, di cercare di cercare la moto. Poi ho messo qualche codice. HTTP, prima test master protocol, potete messo foto in alcuni casi con l'altro. www.world.web e l'URL è l'indirizzo internet, è stato un fondo di source che ho scritto, se vi interessasse saperlo, tanto per il giorno. E qua non c'è altro. A posto. Sì, prego, io è successo. Alcune volte in certi siti bisogna cliccare su http doppio punto doppio slash e mettere la ricerca che fai, altre volte invece bisogna dare quei tre bit. Perché questa differenza
a cercare un oggetto, qualche volta si usa il 3D e altre volte l'HTTP. Là il nome del, non so perché, però il nome del che lo fa, perché molto spesso il nome completo è HTTP, il punto slash slash, il www, il www che sta per... Ormai il browser era una funzione completamente automatica. E comunque è l'altro, ormai praticamente... Non ho scontato che ci sia, anche su Firefox, neanche su Firefox che vanno mai. Anche mettendo, dimenticando un pezzo dell'indirizzo, trova solo automaticamente, sono già abbastanza evoluti. Perché non lo so, non lo so. Il nome cambia, la nome mia forse non lo so, non ho mai dato. Lo sai che www.qualcosa non è HTTP senza il www in mezzo. Altre domande? Ti chiamo abbastanza? Sì, sono parecchio. Ok, allora... vediamo... Ok, quindi signori... siete al posto? Fitto prima del tempo. Paola, che festa volete? Paola, che festa volete?